A Natale avevamo detto che avremmo combattuto il caro voli anche con altre soluzioni, al di là del ricorso all'antitrust contro Eaterways. Oggi queste soluzioni hanno trovato applicazione. Un terzo vettore, Aeroitalia, collegherà Catania a Milano, Palermo a Roma e ritorno. È una risposta ai siciliani e ai turisti che vogliono arrivare alla nostra terra per evitare salassi assurdi ed indecorosi ai quali sono stati sottoposti. Accentueremo il ricorso all'antitrust alla vigilia di Pasqua, ove le due compagnie dovessero mantenere i prezzi inaccettabili e scandalosi. Il programma prevede le tre frequenze giornaliere tutti i giorni, per cui 7 settimi, e prevede di continuare anche durante la stagione invernale. L'augurio viceversa durante la stagione estiva è che ci sia lo spazio per incrementare di una frequenza i collegamenti giornalieri, soprattutto nel periodo legato al fine settimana. Le tariffe di ingresso saranno, diciamo, di circa 30 euro. E come avete sentito, l'idea è quella di non superare nemmeno nei momenti di picco una tariffa di 150 euro per il volo comprensivo di tasse. Un terzo vettore, un vettore ulteriore che parte da quattro aeroporti siciliani con sei destinazioni nazionali è una conquista importantissima per il sistema aeroportuale siciliano complessivamente e soprattutto per il caro voli. Sicuramente un vettore in più interessato ad implementare la sua corsa verso il raggiungimento di obiettivi importanti sul numero dei passeggeri sicuramente potrà fare sì che i costi potranno essere abbassati.